però non accetto che mi si risponda di fronte ad un dato che io porto, no? Un accordo firmato e attualmente in vigore, il direttore non mi può rispondere non ne abbiamo notizia, perché la notizia no, è che nota sia in vigore, che sia in vigore. Ma ora come stiamo che sia in vigore? Mi scusi. Salvini, l'accordo che Salvini ha fatto è una cosa gravissima, confermata nel 2022 dallo stesso Salvini che lo ha confermato, e oggi lui dice beh, è superato nei fatti. Se è superato nei fatti, quell'accordo si rescinde. Lo metta per iscritto. La politica non torna ad essere una cosa... Non è un fatto notarile. Ma scusi, stiamo facendo una trasmissione nella quale giustamente l'inviata ci racconta di un dittatore che reprime il dissenso, non permette di candidarsi, la morte di Navalny, l'invasione dell'Ucraina... E per voi è un fatto notarile che uno dica che siamo di fronte ad un dittatore che commette crimini e col quale non ha nulla a che fare? Perché io le ricordo che mentre la Meloni ha condannato dicendo Putin è responsabile della morte di Navalny, lo ha fatto Tajani, lo ha fatto l'opposizione, c'è un leader che ha detto ma vediamo di che causa è morte. Ma stiamo scherzando? L'Italia non si può permettere questa ambiguità. Replica questo è il punto, veloce, direttore.